Sicilian Open Golf 2010-2012. Un altro colpo vincente della regione siciliana. Siamo in Sicilia, a Ragusa, nello splendido resort di Donna Fugata. Io sono qui con Santiago Luna, che è il nostro professionista di Sottogrande. Sottogrande è la società che ha sviluppato questo resort e la gestisce. Santiago, come ti sembra questo posto? Bueno, estoy muy contento de estar aquí, de poder disfrutar de un campo maravilloso y de, bueno, de poder intentar hacer un buen papel la semana del torneo. Santiago Luna giocherà all'Open di Sicilia che si tiene su questo campo a fine marzo, dal 17 al 20 marzo e siamo qui con lui per provare alcune buche e farle vedere a tutti gli spettatori di Sky. Easy come, easy go, that's just how you live. Donna Fugata Resort ha due campi da golf di 18 buche. Con caratteristiche completamente diverse. Uno si chiama Lynx perché ha più caratteristiche britanniche, appunto come Lynx, e l'altro il Parkland, che è il campo su cui si gioca appunto il Sicilian Open, che è un campo disegnato da Gary Player ed è, come vedete, in mezzo agli ulivi e ai carrubi e ha quindi caratteristiche completamente differenti dall'altro campo da golf. Questa buca è un par 4, è un par 4 che ritorna in clubhouse, ha una caratteristica fondamentale che è quella della scelta del bastone dal tee di partenza. I professionisti giocheranno un legno 3 per tenersi su un pianoro a 100 metri dal green e quindi non avere un secondo colpo in discesa che potrebbe complicare la vita per tirare su un green che è abbastanza tricky. Ai, un pochito más. Bueno, esa te la doy. No has querido ganarme el hoyo, ¿eh? Io credo che questi green sono complicati perché non si vedono molte pendenze principali, però come questo putt hai visto quanto è calato. Siamo sul tee della 8, un par 3 di 177 metri. È complicato dal fatto che il green ha una forte pendenza da dietro verso il basso e quindi bisogna stare attenti a non passare troppo la buca, se no si è un putt molto complicato. Che ferro giochi? Io credo che vamos a jugar el hierro 4, Marco. Marco, muy buen pat. Es difícil. Bravo, Marco, muy bien. Buen 3. Gracias. Muy bien.
17x5 di 500 metri. Questa è una buca challenging perché il giocatore ha la possibilità di scegliere se giocare il green o fare un layup prima. Tu, Santiago, come la giochi? Hombre, yo lo creo que lo más importante será dar el drive en el centro bien situado para intentar llegar de dos, porque al final del green, por lo que veo, hay agua. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es importantísimo dar un buen drive para tener opción de poder pegar de segundo golpe a green con el palo más fácil. Ah, perfecto, tú sei centro fairway, fantástico. E io credo invece di essere in rough. Vamos. Che bello, bravo. Provincia di Catania, Castiglione di Sicilia, sopra Taormina per l'esattezza. Noi produciamo per la gran parte uve autoctone e di conseguenza Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio per quanto riguarda le uve rosse a bacca rossa e Caricante e Catarratto per quanto riguarda le uve a bacca bianca. Al golf abbinerei personalmente un vino a base di Nerello Mascalese, quindi un Etna Rosso Doc, per un'eleganza della tipologia del vino che mi viene in mente immediatamente, l'eleganza dello sport del golf, l'eleganza, la precisione. Al ciclismo personalmente abbinerei il Gran Monte, il nostro Gran Monte che è un Merlot in purezza, perché il ciclismo mi dà in mente l'idea della potenza, quindi in un certo senso un vino molto potente sia a livello di struttura, di corposità, sia anche a livello olfattivo e degustativo. Beh, alla scherma abbinerei probabilmente un vino, un Etna bianco, perché il bouquet olfattivo, che ha in un certo senso pungente, tra virgolette, al naso, soprattutto le annate giovani, mi ricorda in un certo qual modo questo tipo di sport. Alla pallanuoto probabilmente a Coppiere l'Ardenza, un vino che per noi, diciamo, che andiamo degustando le andate precedenti, dà molte soddisfazioni, soprattutto le prime annate di produzione, quindi per la resistenza in un certo qual modo la accoppierei alla pallanuoto. Per la Sicilia sicuramente è motivo di lustro e d'orgoglio. Io da Roma a 19 anni ho deciso di venire a giocare qua perché forse è come per un calciatore, diciamo, scegliere una delle grandi squadre comunque d'Italia. E sicuramente i successi raccolti hanno fatto poi negli anni molto. Sicuramente hanno fatto di quest'isola un po' la culla della pallanuoto femminile italiana e dunque anche nel mondo, perché questa è una squadra che ha vinto anche tanto in Europa, sicuramente è la squadra più titolata in Europa. Aver vinto così tanto riempie d'orgoglio, però ti ricorda anche quanti sacrifici hai fatto, quindi è tutto molto bilanciato, diciamo. Tutto quello che hai dato poi torna indietro, però tanta fatica. Anche quando finisce la partita, la sirena finale, l'adrenalina continua ad essere in circolo, per cui spesso la partita finisce poi a casa, negli spogliatoi, ancora uno ha la sensazione di giocare.
A volte proprio poi dopo tanto ti rendi conto che hai fatto poi qualcosa di grande, subito non c'è questa sensazione. Penso che nessun altro sport sono particolarmente dotata, però dentro l'acqua ci sono cose che mi riescono talmente bene che poi mi sono resa conto che forse è il mio ambiente naturale. Non so per quanto ancora ce la farò, però finché posso è veramente la mia gioia. Essere d'esempio per le giovani promesse, per chi si avvicina a questo sport o comunque allo sport in generale, è un onore, ma è anche un onere, anche molta responsabilità. Entro? Pallanuoto ha veramente, veramente poco in comune col golf. Il tiro forte nel golf, come nella pallanuoto, se non ha la precisione, non vale niente. Lo lanzamos y desgiramos. Esto que parece muy fácil así, es más difícil, è molto difficile al principio. Sicuramente stare bene in un ambiente fa già di qualsiasi cosa tu faccia, sia uno sport, sia il lavoro, dà dei risultati ottimi. E poi in una regione come la Sicilia, che nulla da togliere a nessuna altra regione, è una regione comunque veramente unica, veramente calda. Ho avuto la fortuna di iniziare sin da subito in una società come Orizzonte, che ha fatto un po' la storia di quella che era la pallanuoto femminile italiana. L'inno nazionale dà veramente un'emozione indescrivibile. Un po' la consapevolezza che tutto quello per cui hai lavorato, hai sudato, finalmente è arrivato alla fine, ma con i risultati per cui avevi sperato. Sicilian Open Golf 2010-2012. Un altro colpo vincente della regione siciliana.